Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. No, il titolo non è clickbait e soprattutto è veramente questa console illegale. Infatti quest'oggi parleremo di una console di emulazione che vende Amazon e credo che ancora che uscirà questo video non verrà più venduta. È un prodotto che era praticamente in uscita a livello anticipato, in quanto è prima uscita su VPON con uno sconto al posto di 50 euro 24 euro e in più appunto con l'edizione da 500 giochi. Ora, prima di fare il passo in avanti, andarla a unboxare e recensire, torniamo un secondo indietro e capiamo perché è illegale. Come sapete, soprattutto chi è che ci segue da oramai tantissimo tempo, saprà che noi trattiamo un casino di arcade. Questa l'ho presa per una mia curiosità personale. Ora, come sapete, o per chi lo sa, in caso lo dico io, nel mondo dei videogiochi, soprattutto di quelli dell'era recente, riguardo le emulazioni, esistono dei Pandora Box, quindi sul riguardo arcade. I Pandora Box cosa sono? Sono delle sorte di archivi dove ci sono all'interno dei videogiochi che si possono collegare a qualsiasi arcade jamma e praticamente giocarci liberamente, soprattutto inserendo anche dei piccoli hack. Questa cosa però ovviamente, come Neo Geo o altre marche comunque conosciute di videogiochi come Metal Slug, comunque tutte le cose retro, non è molto piaciuta. Infatti sarebbe una sorta di violazione di copyright, nonché furto della copia originale del videogioco. E quindi hanno praticamente, e come avrete anche notato, comprare una Pandora Box è sempre diventato più difficile andare avanti, ma soprattutto si possono anche denunciare questi fatti, in quanto appunto è pirateria, a meno che si usa per scopo privato, lì ci sono altre 3.000 leggi, comunque da quello che capisco è così. Comunque, tornando al mondo d'oggi, appunto andiamo a vedere questa mini console che viene spedita in diverse edizioni, da quella modalità PSP a modalità Game Boy Advance, anzi Game Boy Color, che è la mia versione. Tra parentesi, l'avevo comprata per farci diversi video, soprattutto su videogiochi, e registrarvi magari gameplay e tutto completi, e scopro che questa non c'ha l'ingresso video. L'unica cosa che io chiedo non c'ha, però oggi andremo a recensire lo stesso, quindi iniziamo subito dopo la sigla. Ed eccoci qua allora in questo unboxing. Il pacco arriva con Amazon, arriva in 3 giorni perché arriva dalla Germania. In caso che è ancora disponibile, il prezzo è di 50 euro più delle altre console di emulazione. Per chi invece è riuscito come me a prenderla con VPON è 25 euro, quindi un costo veramente più basso. Ora andiamo ad unboxare il pacco e andiamo a vedere questo giocattolino, chiamiamolo così. La scatola è fatta veramente molto bene, infatti a differenza del Game Boy che dovrebbe essere molto più grande, questa è una Retro Mini più piccola, quindi di conseguenza andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Eccola qua, è veramente piccolissimo, è fatto benissimo, cioè nel senso, come vedete è una console veramente micro, Retro Mini si chiama, assomiglia molto a un Game Boy solo formato 16 noni. Per accenderla basta tirare sull'interruttore, si attiva come vedete la modalità che è composta da Gaming, Music, Video, Foto, Picture, Ebook e File Manager, quindi abbiamo anche una sezione dove possiamo fare il File Manager. Oltre a questo, il mini Game Boy è dotato di memoria da 4 giga, dove ci dovrebbero essere già dei videogiochi, quindi possiamo entrare in SD card e come vedete, cavolo, c'è veramente tantissimi videogiochi del Game Boy. Tra parentesi, tutti i Pokémon, ho notato, c'è, come vedete, Pokémon Quartz, Pokémon Gold, cioè, e questi tutti, ovviamente tutti emulabili, perché basta premere il tasto A e potremo iniziare a giocarci praticamente subito, come vedete, cioè, guardate che figata! L'audio è perfetto, si sente veramente bene. Cioè, ragazzi, guardate che figata! Dai ragazzi, bellissimo.
Poi inoltre leggendo Select più Start possiamo andare anche nella modalità dell'emulatore, dove possiamo impostare i Save Game Option, Return to Game, Quick Game. Quindi possiamo giocarci benissimo. Cioè guardate che figata, è bellissimo come sistema. Poi appunto il sistema dovrebbe essere non emulabile, ma appunto ci permette appunto di giocare veramente come se fosse originale. Non possiamo andare a inserire le schede perché mancano. Adesso abbasso un po'. Comunque come vedete è fighissimo ragazzi, cioè è una figata questo sistema. Usciamo, torniamo indietro, andiamo in musica, vediamo se c'è qualcosa dentro, anche se la vedo dura. Ottimo, morto. Yeah. Vabbè, basta spegnere e riaccendere, dovrebbe ripartire senza problemi. Comunque, a parte questo, abbiamo anche il manuale di istruzioni, dove ci spiega praticamente e probabilmente tutte le emulazioni che può fare questo sistema. Quindi supporta solo videogiochi GBA e Barrier LCD, quindi effettivamente lavora solo su giochi di Game Boy Advance, videoformati MP4, 3GP, AVI, ASFI, MOV, MPE, DAT, MPEG, MPEG e Flash Video Format vengono tutti visti, cioè proprio un lettore multimediale a tutti gli effetti più videogioco, quindi abbiamo anche la ricarica micro USB che è veramente completa. Ritornando un secondo al nostro videogioco, il sistema funziona con una batteria da 3,7 volt, come vedete quelle classiche che utilizza il sistema cellulare Nokia, per farvi capire. L'unica cosa veramente che mi è dispiaciuto è che ho scoperto dopo che appunto non ha uscita video, però ho detto sinceramente, scoprendo anche che non ha per mame cose così, perché io principalmente volevo fare gameplay di arcade ancora e cose così, credo che già ho deciso di rimandarla indietro, più che altro per un fattore che una memoria GBA non so fino a quanto posso giocare, anche perché tra parentesi preferirei appunto giocare con diversi emulatori, non solo con la limitazione di giocare con la GBA. Spero comunque nei prossimi giorni magari farò qualche modifica, vedo se è possibile collegare un ingresso video, in quel caso la tengo, altrimenti la rimando indietro semplicemente. Ovviamente vedrete un teardown. Comunque questa console è molto simile alla PVP che vi avevo mostrato tempo fa, ancora quella non modificabile, che alla fine della fiera come vedete alle stesse basi. Comunque per il resto da Computer Museo è tutto, io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!